Eccoci qua ragazzi, sì, stavo giocando a FIFA, per chi l'ha riconosciuto, sì, stavo giocando a FIFA, ma adesso facciamo così e parliamo di noi ragazzi. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima che mi martoriate, no, non ho fatto il post partita di Atalanta-Fiorentina, perché come vedete, ho i jeans, sono uscito, ok, sono uscito, e quindi praticamente mi sono perso più o meno l'80% della partita. E mi rammarica questa cosa perché, insomma, è stata una partita vibrante, no? Da 2-0 della Fiorentina, poi l'Atalanta rimonta 2-2. I gol li ho visti, il secondo gol di Ribéry è una perla, ragazzi, una perla veramente, con Chiesa che recupera palla lì, un po' addormentato il difensore dell'Atalanta che, insomma, regala praticamente la palla a Chiesa e lui con un pallone splendido serve Ribéry. Gol fantastico. E poi l'Atalanta riesce a rimontare al 92esimo. Viene annullato un gol a Pasalic. E 3 minuti dopo, al 95esimo, segna Castagne. Che non so come abbia fatto. Cioè, nel senso, so come ha fatto, ma Castagne è uno che segna tipo una volta ogni 40 anni. Quindi non so come abbia fatto a segnare al volo, cioè di destro. Va bene, ok. Detto questo, ragazzi, oggi parliamo. Cioè, adesso, no, oggi abbiamo parlato di 8.000 cose. Adesso parliamo di Lazio-Parma, che sta in questo momento sul punteggio di 2-0 per la Lazio. Sono al 92esimo, quindi, insomma, penso che il risultato sia ormai acquisito, nonostante il Parma ha giochicchiato in questo finale. Però non c'è stato nulla da fare, ragazzi. La Lazio poteva benissimo. La Lazio poteva benissimo fare. Attenzione! Quasi gol di Caiseto. Quasi gol di Caiseto. Dicevamo, allora Lazio poteva benissimo anche farne un altro o anche gli altri due per come ha giocato. Nel primo tempo anche il Parma ci ha anche provato di più, perché ha giocato nel primo tempo, ha creato anche qualche occasioncina. Nel secondo invece la Lazio, raga, ha preso il sopravvento lì, proprio il Parma non è sceso in campo nella ripresa. E veramente non c'è stato nulla da fare. La Lazio assurda, veramente assurda. Nel primo tempo segna prima Immobile, che tra l'altro quando è uscito, quando l'hanno sostituito, era furioso, regà, veramente furioso. E cioè è uscito e penso che abbia avuto anche un battibecco abbastanza furioso con Inzaghi. Qui c'è da vedere anche come andrà la cosa. Consideriamo che la Lazio sarà la nostra prossima avversaria in campionato, ce l'avremo mercoledì se non erro. Quindi è una squadra che oggi ha dimostrato che quando accelera non ce n'è per nessuno, raga, bisogna stare veramente attenti. Anche perché la Lazio contro l'Inter diventa sempre Barcellona di turno. Quindi vabbè, magari la Lazio, che ne so, perde contro il Sassuolo 3-0. La giornata dopo chi gioca contro l'Inter, ok, allora sicuramente ne faremo 87. Sempre così succede. Che è successo? Niente. Sempre così succede e quindi bisogna stare attenti, ragazzi, bisogna stare attenti. Ovviamente noi dobbiamo giocare per vincere, non è che abbiamo la scusa della Lazio, di Inter, Barcellona. Noi dobbiamo vincere senza se e senza ma, però ci sarà da sudare, questo sicuramente. Tanto è finita la partita, 2-0 per la Lazio che vince anche contro il Parma, insomma. Continuando la nostra analisi, allora, segna Immobile. Con un gran gol, quello è un incrociato col sinistro a fil di palo, cioè colpisce il palo, però è un gran gol perché è anche abbastanza defilato, quindi insomma, bel gol di Immobile. E poi ragazzi c'è il raddoppio di Marusic, che vabbè, già solo se pronunci il nome Marusic, i tifosi della Lazio si pietrificano all'istante, perché cioè Marusic fa venire i brividi ai tifosi della Lazio, per cui quanti ne ho sentiti che lo maledicevano. Oggi addirittura ha segnato, quindi vabbè, c'è poco altro da dire. Lì c'è stato un grande assist di Milinkovic-Savic, e poi è stato anche bravo Marusic a incrociare, avere pazienza, di aspettare il momento giusto. Per quanto riguarda il Parma, ragazzi, aveva fatto anche un decente primo tempo, però poi nella ripresa è veramente scomparso dal campo. Diciamo, merito anche di una Lazio che ha accelerato indubbiamente nella seconda parte della partita, però, insomma, il calo c'è stato. Poi
Poi sì, nel secondo, poi sì, nel finale di partita ha anche fatto qualche tiro in porta, cioè tiro in porta no, però insomma ha avuto anche qualche occasione, però solo quando la Lazio si è fermata, perché finché la Lazio giocava, la Parma non ha visto il pallone, raga. La Lazio ha un gioco bellissimo, cristallino, con fatto di 1-2 e palloni veloci, rapidi. Insomma, la Lazio gioca bene. L'unico difetto della Lazio è che, quando sta, che ogni tanto, anzi ogni tanto un po' troppo, stacca la spina. Intanto scusatemi che spengo la TV così magari non sentite più sottofondo dietro. Madonna santa, ho distrutto il telecomando. Allora, dicevo, la Lazio stacca un po' la spina ogni tanto, anzi un po' troppo. E quando stacca la spina, le prende di brutto. Perché, ragazzi, per esempio, potrei farvi l'esempio della partita col Cluj. O col Cluj, non so come si dice, vabbè, in ogni caso dirò Cluj. Quella partita, regà, la Lazio era secondo me in controllo. Poi ha staccato la spina e il Cluj l'ha rimontata senza problemi, ne poteva fare pure di più. Quello è il problema della Lazio, che se fa, quando stacca la spina, piglia le scopole, indubbiamente, regà. E penso che questo lo possano dire anche i tifosi della Lazio. Oggi non è successo, perché insomma oggi nel secondo tempo ha praticamente dominato, si è fermata solamente negli ultimi minuti in cui il Parma comunque non ha creato occasioni degne di nota. Però insomma oggi la vittoria era ampiamente meritata, forse anche con qualche scarto in più di gol. Detto questo, ragazzi, no, perdonatemi se ogni tanto non faccio uscire post partita, però purtroppo ho una vita anch'io, quindi se esco e non vedo la partita, non me la sento di fare un po', di fare un video su una match che non ho visto. Quindi stateci. Detto questo, come al solito, nei commenti scrivetemi quello che ne pensate di questa partita e anche di Atalanta-Fiorentina, visto che ne abbiamo anche leggermente parlato, brevemente parlato in questo post partita. Però ricordatevi anche di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, ragazzi, stiamo crescendo e questa cosa mi piace. Continuate ad iscrivervi perché potrei anche fare qualche altra serie in più, magari potremmo anche iniziare qualcosa di un po' più corposo, diciamo, no? Perché al momento sto facendo i post partita e qualche cosa in più sull'Inter o sul calciomercato, però magari potrei fare anche qualche video tipo top, per dire. Però questo vedremo anche più avanti. Però lasciate anche un mi piace, Instagram come al solito lo trovate in descrizione. Ah, a proposito, campanellina perché altrimenti non vi arrivano le notifiche. E noi ragazzi come al solito ci rivediamo ad un prossimo video. Domani è il compleanno mio, regà, quindi niente, ve lo volevo dire perché mi sono egoista. Ciao. Non è vero, vabbè, lasciamo aperto.